Bello tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo qui su Minecraft Console Edition sul mondo delle costruzioni speciali. Quindi vi invito a spolliciare e lasciare un bel mi piace per un altro episodio di questa serie. Allora, vi invito a passare a vedere i video precedenti, quindi quello del portale, i portali moddati e le due basi segrete più il Lucky Block. Quello sarà un video che uscirà in sti giorni, quindi spolliciate, arriviamo a 250 mi piace per un nuovo video delle costruzioni speciali. Lì vi insegnerò a costruire uno shop fatto bene, senza complicazioni, appunto fatto bello fluido. Oggi cosa andremo a fare? Oggi ragazzi andremo a volare grazie alla TNT. Ora voi direte: ok, ma i cannoni li abbiamo già visti, quelli che ci sparano, facciamo 5 metri, poi cadiamo, sì, ma oggi vi sparerò a 500 blocchi di distanza, se non di più. Quindi farete un volo di quelli rarissimi, ragazzi. Allora, primo step, prendete l'ossidiana. Ossidiana, e andate a creare un quadrato 4x4 con l'ossidiana. Io vi consiglio di usare l'ossidiana o la bedrock, ragazzi, ma siccome l'ossidiana è reperibile in survival e volete provarlo in survival, testatelo pure, ragazzi. Allora, fate un quadrato 4x4 con l'ossidiana. Poi prendete i binari e fate all'interno del blocco 4x4, ci saranno questi 4 blocchi, e create un tondino, quindi fate una cosetta del genere. Poi, dopo che avete fatto questo, andate a prendere la vostra TNT, però non la TNT normale, ma bensì il carrellino, quindi carrello da miniera con TNT. Tutti questi oggetti sono reperibili anche in survival, quindi potete utilizzarli in qualsiasi posto. Poi andate a posizionare in questa maniera i carrellini, vi mettete esattamente all'angolino, e non dovete toccare, quindi qua, e non dovete toccare per nessun motivo al mondo i carrellini. Quindi state da lontano e li aggiungete. Vedete sotto che si aggiungerà quell'ombra nera? Ecco, se vedrete quell'ombra nera vuol dire che state facendo giusto. Ne aggiungete un bel po', arrivate a una cinquantina. Quindi arriviamo verso una cinquantina. Nel frattempo, mentre aspettiamo, vi invito a lasciare un bel mi piace, ragazzi, per non avere un altro tutorial. Nel prossimo video vi farò vedere quello del negozio moddato. E poi c'è un nuovo glitch che vi voglio far vedere, che hanno portato in Italia forse nessuno, però l'ho visto in America, quindi dovrebbe essere una cosa davvero figa. Quindi spolliciate, dai. Allora, mettiamo un bel po' di queste bellissime TNT. Guardate un po' cosa succede. Allora, vi lanciate dentro, proprio a capofitto, dritti, così, eh. 1, 2, 3. Guardate dove cavolo siamo finiti, ragazzi. Siamo finiti nel cielo, guardate, stiamo precipitando adesso. Siamo stati sparati nell'infinito e oltre, cioè proprio in una maniera allucinante. Ora ragazzi, ne facciamo un altro perché voglio testare una cosa. Allora, proviamo ad andare in survival con una praticamente armatura di diamante. E ci proviamo. 1, 2, 3. Regà, non siamo morti. Non ci fa danno, cioè non ci ha fatto danno. Ok, così moriremo, quello è sicuro. Perché, vabbè, precipitando logicamente moriamo. Però sull'esplosione non abbiamo ricevuto danni. Quindi, col nuovo aggiornamento ce ne saranno delle belle. Quindi poi quando uscirà il nuovo aggiornamento, ragazzi, vi farò uscire un altro video dove vi spiegherò cosa si potrà fare con questo bellissimo cannone di TNT. Quindi, testato in survival, non ci uccide, testato in creativa e ci spara comunque ad un'altezza mai vista. Come avete visto in creativa, praticamente quando è esploso è come se ci avesse tippato direttamente nel cielo, mentre in survival piano piano ci ha lanciato. Cioè si è visto proprio il tragitto dove siamo arrivati. Siamo arrivati quindi ad un'altezza mai vista. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, arriviamo a 250 mi piace per un nuovo tutorial. Vi farò uscire quel tutorial lì che ricordiamo sarà uno shop su Minecraft, fatto molto bene, organizzato molto bene. Uscirà un altro glitch in questi giorni. Live stasera alle ore 21. E che dire, noi ci becchiamo nel prossimo video.